Ciao ragazzi e bentornati su Itinerari di Pesca, nuovo appuntamento con le idee di pesca, totalmente scelte da voi e dal nostro staff. Quest'oggi di cosa andiamo a parlare? Vediamo un po', mi hanno chiesto cosa guardi maggiormente nella scelta dell'attrezzatura. Allora, come sempre vi do tre punti, ma in questo caso questi tre punti sono molto collegati l'uno all'altro, perché uno influenza l'altro e così via. Primo punto, date le mie tasche, è il prezzo. Il prezzo sicuramente è importante, perché non tutti possono permettersi di spendere magari 300 o 350 euro per una canna da pesca. Questo precluderebbe a loro la possibilità di andare a pescare. È pur vero quindi che le aziende hanno fatto varie fasce di prezzo per venire incontro un po' a tutti i pescatori, anche a quelli che magari non possono permettersi appunto attrezzi molto costosi, ma che comunque hanno una grande passione e una grande voglia di andare a pesca. Quindi primo punto, vado a prendere in considerazione il prezzo, che si va però a collegare a un'altra cosa, e cioè al secondo punto, la qualità. Troppo spesso si abbina il prezzo alla qualità, cioè se costa tanto per forza è di ottima qualità. Secondo me questa è una cosa molto sbagliata, poi ripeto, è un mio punto di vista, ma ho trovato a volte attrezzi molto validi a prezzi veramente competitivi. C'è un'azienda dalla quale siamo stati in fiera poche settimane fa e aveva veramente oggetti di alta qualità e a prezzi competitivi. Vi racconto un aneddoto che ci ha appunto raccontato questo ragazzo garista che ha gareggiato in Italia e all'estero, comunque in Inghilterra. Ci ha fatto appunto notare quanto in Inghilterra non siano così attaccati al brand, cioè in Italia prima si guarda il marchio, poi si guarda la qualità. In Inghilterra è il contrario, si guarda il prezzo, la qualità. Se il prezzo e la qualità sono competitivi, il brand è relativo. Credo sarebbe una cosa interessante da fare anche in Italia e vedo che molti pescatori che ci seguono già lo fanno. Perché siete furbi! Quindi un buon rapporto qualità-prezzo sicuramente va preso in considerazione. Infine la necessità. Cioè, mi spiego. Quanto ho bisogno di un determinato attrezzo per fare la pesca che voglio? Quanto faccio quella pesca durante l'anno? Quanto ho bisogno che sia resistente? Perché se vado in mare non è come l'acqua dolce, per esempio. Esempio banale, sturgeon fishing per itinerari di pesca. Ci andiamo se no 4-5 volte l'anno. Perché dovrei comprare delle canne da pesca da oltre 150-180 euro? Per una pesca che appunto faccio poche volte l'anno. Feeder fishing è una pesca che faccio molto spesso, come la trautaria. Infatti per il feeder fishing ci siamo fatti fare addirittura i prototipi di come vogliamo le canne da pesca. Questo perché la mia necessità è di avere un attrezzo che uso molto 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 spesso e che quindi lo voglio di ottima qualità, ma sempre con un occhio al prezzo. Quindi ricapitolando, tre punti: qualità, prezzo e necessità. Questi sono i tre punti che io prendo in considerazione quando vado a scegliere l'attrezzatura. E te? Scrivimelo qua sotto nei commenti e fammi sapere come scegli l'attrezzatura e se anche te sei un addicted dei brand o se invece valuti la qualità stretta del prodotto. Detto questo ragazzi, come sempre vi ricordo che se il video vi è piaciuto eccetera eccetera, sapete cosa fare. Detto questo vi saluto e vi ricordo come sempre il nostro motto: piacere l'ISO.